Buonasera e benvenuti a questa terza serata organizzata dal gruppo archeologico di Sant'Orso in collaborazione con Anna della Vecchia e col comune di Sant'Orso. Io vi ringrazio di essere qui sempre numerosi a queste serate che, come vedete, stiamo cercando che diventino un po' un punto fisso per Sant'Orso. Voi siete la testimonianza un po' che il sapere, che abbiamo bisogno di sapere, e di sapere soprattutto quello che riguarda noi, la nostra identità, il nostro territorio. E a nome di Sant'Orso, e mi viene da dire anche a nome del Vicentino, io ringrazio immensamente di esistere il gruppo archeologico dell'Alto Vicentino, e guardate, non esagero, nel senso che è un gruppo che ha sede a Sant'Orso da ormai parecchi anni e da tantissimo, ed è una delle risorse che fanno funzionare, se vogliamo, il museo, che permettono a tantissime iniziative del museo di poter esistere. Non solo, è un gruppo che lavora su tutto il territorio e ricerca, studia la storia del nostro luogo. Un'altra cosa meravigliosa di questo gruppo è che, appunto, come un po' lo dimostrate voi questa sera, il sapere è di tutte le età, il bisogno di sapere è di tutte le età. La meraviglia del gruppo archeologico è che è composto di persone di tutte le età e di tantissime provenienze che sono un po' testimoniano quello che siamo noi. E io mi auguro che tanti di voi, magari, che sono qui o che partecipano a queste serate qua, si possano appassionare sempre di più e si avvicinino anche, perché no, a questa associazione. Faccio pubblicità, ma non dire no, ma io non sono uno studioso, non sono un esperto, non sono eccetera, non sono uno storico, non importa, l'importante è la passione e il desiderio di conoscere, di sapere, poi quello ci porta lo stesso da qualche parte di sicuro. Io ringrazio Anna della Vecchia perché insomma che assiduamente lavora con grande passione per il nostro museo. E basta, l'ultima cosa che volevo dirvi è che, ripeto, queste serate ci piacerebbe che diventassero un punto fisso, cioè un appuntamento periodico proprio per noi. Per far questo abbiamo bisogno anche un po' del vostro riscontro, cioè sapere se quello che si fa, se quello che vi proponiamo vi piace, vi interessa, e magari anche cosa vi piacerebbe approfondire, quali sono le tematiche che vorreste trattare nei prossimi incontri. Loro sono disponibilissimi, cioè loro, l'Anna e gli altri operatori del museo che sono fuori, e basta, fuori ci sono i libri di Sant'Orso, del museo, eccetera, e per approfondire un po', magari, e anche per far bene al nostro museo, se vi va. Ecco, vi passo la parola ad Anna della Vecchia e ringrazio i relatori di questa serata per essere intervenuti, grazie. Grazie. Ringrazio l'assessore per tutte le cose belle che ha detto. E mi ricollego un po' a quello che ha detto, ricordandovi, appunto, fuori ci sono dei libri in vendita, tra cui anche un libro a cui c'è un contributo di uno dei nostri relatori, di cui dopo vi spiegherò meglio. E volendo, c'è anche la possibilità, se volete iscrivervi, lasciare il vostro indirizzo email o l'indirizzo di casa per avere informazioni sugli eventi culturali che il comune organizza. Per cui, se siete interessati anche ai prossimi, lasciateci pure, sempre lì dove c'è il banco con i libri, lasciateci il vostro indirizzo. Arriviamo alla serata di questa sera, che, come immagino già sappiate, fa parte di un ciclo di conferenze che dedichiamo al Monte Summano, soprattutto alla storia e alla natura del Monte Summano, più che all'aspetto strettamente archeologico, perché di archeologia di solito ci occupiamo a primavera, con le conferenze di primavera. Questa sera il tema sarà farfalle e fiori del Monte del Summano e dintorni, e i relatori, come vedete, sono due. Abbiamo Alessandro Maculan, che è tra l'altro di Sant'Orso, quindi penso che qualcuno di voi già lo conosca. È un grande appassionato di natura e in maniera particolare di farfalle, che so che ha iniziato a studiare, a cercare, pensate, fin dall'età di 10 anni, proprio sul nostro Monte Summano. Si è allargato adesso ben oltre, andando oltre i confini nazionali, tant'è, e stasera ve ne parlerà, che collabora anche col Museo di Scienze Naturali di Venezia, che è un museo peraltro bellissimo che vi invito ad andare a vedere, e di cui poi lui vi parlerà meglio. E l'altro nostro relatore invece è Silvio Scortegagna, anche lui un appassionato di natura, soprattutto fauna, un po' tutto,
e insegna al liceo scientifico al Tron di Schio ed è anche già pubblicato diversi libri, tra cui di recente Storia del Pasubio, Flora del Pasubio, che oggi non abbiamo, ma che insomma potete acquistare penso in tutte le librerie locali, e invece potete acquistare qua il libro sul Monte Sumano, dove lui ha scritto un contributo per l'appunto che abbiamo qua con noi. Sempre questa sera viene inaugurata anche la mostra fotografica invece di Fabrizio Lucchin, che è laggiù. Fabrizio, se vuoi venire un secondo solo così ti vedono. È una mostra fotografica sugli insetti del Monte Sumano, e c'è una sola foto che non è del Monte Sumano, ma è un insetto insomma presente sul Monte Sumano. Anche Fabrizio è appassionato di natura, da anni fotografa gli insetti, li abbiamo esposti non qui ma al museo, per cui vi invito dopo anche solo 10 minuti a passare a vedere queste foto, che vi assicuro sono bellissime. Io gli insetti li vedo, li apprezzo, ma non li conoscevo. Quando ho visto le foto, cioè, gli ho già chiesto se posso averne una da appendere in casa mia, una gigantografia, perché oltre a essere interessanti dal punto di vista scientifico sono proprio veramente belle da vedere. E per chi viene, tra l'altro, c'è un piccolo buffet, quindi veniamo anche qualcosina da mangiare e da bere, vi invitiamo proprio a venire. Il museo poi è aperto, potete anche approfittarne per una piccola visita guidata. Basta, ho parlato troppo e lascio la parola invece ai nostri relatori. Grazie. Grazie, ringrazio il gruppo archeologico che mi ha invitato. Partiamo subito con la presentazione. Anticipo che ci siamo divisi i compiti, perché io spiegherò un po' le specie di farfalle che sono presenti sul Monte Sumano e Silvio illustrerà le piante e i fiori alimentari, cioè le piante e i fiori nutrici dei bruchi di queste farfalle. Parto un attimo, spiego un attimo il titolo. Farfalle, con farfalle intendo le farfalle diurne, cioè non le falene volgarmente dette, quindi le farfalle che volano prevalentemente di notte. E dintorni l'avevamo aggiunto all'inizio perché non sapevo quanto materiale veniva fuori, per cui ho detto se c'è poca roba da mostrare almeno mi allargo un po'. Invece ho visto che i dintorni non servono, perché abbiamo tanta roba da mostrare, tante specie interessanti da illustrare. Allora, brevemente alcuni numeri per inquadrare la situazione. Allora, le specie di farfalle diurne presenti in Europa e in Nord Africa, attualmente censite, sono circa 440. In Italia sono 235 più o meno, perché qui ci sono continue revisioni, scoperte di specie nuove, raggruppamenti, comunque sono 235 circa. Un dato subito interessante è il Triveneto, cioè Friuli, Trentino Alto Adige e Veneto. In queste tre regioni ci sono 214 specie delle 235, da qui si capisce già la ricchezza che c'è nella nostra zona e la zona dell'Italia dove c'è un maggior numero di specie. In Veneto di queste ce ne sono 190, e poi se scendiamo nella provincia di Vicenza ce ne sono state censite 135. Vedete lì appunto Veneto, ho messo tra parentesi dati ARVE 2011. ARVE cos'è? ARVE è un progetto che è partito 3 anni fa, finanziato dalla regione Veneto, e che è stato coordinato dall'Università di Padova, dal Museo di Storia Naturale di Venezia e da associazioni naturalistiche. Era un progetto che destinato, diciamo, rivolto a tutti gli appassionati di natura, fotografi, collezionisti, entomologi, diciamo, appassionati di montagna. Cosa chiedevano i responsabili? Di segnalare tutte le specie di farfalle che venivano avvistate, catturate, fotografate nel territorio veneto, segnalarle con dei dati particolari, possibilmente con le coordinate, in modo tale da costituire un atlante geografico. Adesso stanno chiudendo i dati e ovviamente li stanno revisionando, perché ci sono parecchi anche dati da controllare, da accertare, per non incorrere in errori, e il prossimo anno penso verrà pubblicato questo atlante. L'importanza di Ropaleoceri,
mi ero dimenticato, è il sinonimo di farfalle, diurne. Il progetto è stato avviato proprio perché si è riscontrato, si è capito che le farfalle sono un indicatore importante che dà un'indicazione in merito alla situazione dell'ambiente, se l'ambiente è sano, se è integro, se c'è una variabilità di fauna, di flora, e quindi se l'aria è pulita, alla fine. Allora io ho chiamato i responsabili dell'ARVE, il dottor Uliana e il dottor Bonato, che ringrazio, e gli ho detto che avevo bisogno possibilmente, se mi potevano fare avere i dati in anteprima dei terreni di quest'area, cioè cosa si è trovato finora, quali sono le specie censite. Questo è il Monte Sumano, è una mappa di Google. Non so, Silvio, se vuoi spiegare un po' la situazione vegetazionale, c'è qualcosa di... Sentite se parlo così? In fondo, perché altrimenti è un po' complicato. Il Monte Sumano è un monumento prealpino abbastanza tipico, abbastanza normale, se vogliamo, se per normale si può intendere qualcosa di rappresentativo delle prealpi vicentine. Dal punto di vista geologico piuttosto monotono, nel senso che praticamente dove l'uomo è poco altro, dal punto di vista floristico, vegetazionale, ha una fama piuttosto antica, sia per questioni di vera e propria ricchezza, sia per questioni, comunque non è un documento per dibatterne, di comodità logistica per i botanici del 500-600 più o meno, che chiaramente hanno delle difficoltà a muoversi molto maggiori rispetto ad oggi. Quando si parla di botanica in quel periodo si parla di Monte Baldo, si parla del Monte Sumano e ben poco altro. Quindi è molto studiato, è stato ripreso più volte nel corso dei secoli lo studio floristico del Sumano, con risultati di notevolissimo rilievo, mi sembra che siamo sui 1000 qualcosa specie, anche qui risultati di grande rilievo, visto anche la superficie complessivamente abbastanza piccola. Cosa notiamo? Notiamo per il momento, per quanto si può vedere da questa foto, una superficie in gran parte boscata, in gran parte rivestita quindi da bosco e relitti di prato arido, in particolare prato arido si intende un tipo di prato che ha problemi di deficit idrico, per cui non produce come i prati di fondovalle oppure di pianura e cose simili, normalmente viene sfacciato una volta all'anno e eventualmente poi passato sui ricacci, però se avessimo guardato la stessa immagine, una fotografia ovviamente dall'inizio del secolo scorso, avremmo visto una situazione completamente diversa, avremmo visto un monte completamente pelato, con le piccole eccezioni di una fascia boscata più o meno vicino alla base e di qualche macchia arborea vicino alla cima, e perlomeno per quanto riguarda i versanti meridionali. L'abbandono dello sfalcio, che chiaramente non rende più, l'abbandono del pascolo in gran parte, l'abbandono di varie altre cose, anche degli incendi che qualche anno fa tenevano una politica a posto, ha permesso lo sviluppo della vegetazione. Chiaramente è un fenomeno naturale, dal prato si passa al cespuglietto si passa al bosco, però da un punto di vista sia paesaggistico che naturalistico vero e proprio comporta una riduzione della ricchezza sia floristica che faunistica, almeno per quanto riguarda le farfalle, che spesso si associano appunto ai prati. Questo è un fenomeno che è particolarmente grave, particolarmente molto ben affermato sul Monte Sumano, con pochissime possibilità di ritorno. Quindi quello che vediamo oggi è un po' meno sicuramente di quanto avremmo visto qualche decennio fa, e comunque sempre di più di quanto probabilmente riusciremo a vedere ancora. È un patrimonio quello che riguarda i prati aridi, le specie botaniche e faunistiche che li abitano, che progressivamente se ne sta andando con il passare del tempo. Se non avremo molto altro, insomma. Allora, questi sono i dati che ho filtrato, che ho ricavato. Allora, i dati ARVE comprendono segnalazioni, catture, foto di esemplari. I più vecchi sono del 1974, gli ultimi sono del 2011,
perché stanno chiudendo adesso appunto le segnalazioni di quest'anno, insomma. Le specie di le famiglie sono tutte rappresentate, le famiglie di farfalle diurne, tranne i Danaidi, che chiaramente sono mediterranee. Ci sono 11 Esperidi, 4 Papilionidi, 10 Pieridi, 23 Licenidi, un Riodinide e 36 Ninfalidi. Faccio presente una cosa, che alcune farfalle sono abbondanti, sono comuni, di facile avvistamento, proprio perché anche vistose. Di alcune ci sono pochissime segnalazioni, anche una, due sole, e anche e vecchie magari. Quindi sarebbe necessario ritornare sui posti dove erano state segnalate e verificare se l'ambiente è rimasto uguale, se la specie è ancora presente, se è stato un avvistamento occasionale, quindi la specie non c'è più, se alcune poi sono sparite proprio per il motivo che diceva Silvio, quindi l'avanzamento della vegetazione del bosco, e quindi teoricamente queste specie dovrebbero essere presenti. Sono 85 specie, quindi 85 su 135 che ci sono in tutta la provincia di Vicenza, oppure 85 su 440 che sono tutte quelle dell'Europa, del Nord Africa, non sono male, non è male, insomma. E io ne ho scelte una quarantina da presentare, una quarantina, circa la metà, perché ho preferito andare a vedere quelle un po' più diffuse, quelle che sono di più facile avvistamento anche proprio per le persone non esperte. Allora, gli ambienti che favoriscono, che sono idonei ad accettare, ad ospitare una determinata specie di farfalle, dipendono principalmente, come diceva prima Silvio, dall'attività umana e non anche, perché l'attività umana ha effetti positivi ma anche negativi, e dall'assenza di inquinamento, e soprattutto anche dalla presenza della pianta nutrice, pianta alimentare della larva, del bruco della farfalla. La presenza della pianta non è indice automatico che c'è anche la farfalla, però se non c'è la pianta è certo che la farfalla non c'è, a meno che non siano specie erranti, migratrici, che fanno molti, molti chilometri, quindi provengono, magari sono nate a chilometri di distanza e che transitano nell'ambiente perché li trovano i fiori ove bottinare, dove succhiare il nettare. Ecco, qui ci sono alcune foto, ho preso alcuni ambienti tipici, queste sono tutte foto del versante meridionale, questi sono dei residui, dei prati ancora incolti, però stanno iniziando a chiudersi perché la vegetazione selvatica sta riempiendo tutte, siamo all'altezza della zona della strada tagliafuoco qui. Questo è Praminore, è una foto un po' vecchia, non so se è ancora proprio così, di 10-15 anni fa. Praminore, che era quel pendio che si vedeva nella mappa lì prima, ancora aperto, dove ci sono ancora questi prati aridi del versante meridionale. Questa è la strada tagliafuoco, quindi anche questa è idonea perché ovviamente interrompe il bosco. Sui cigli della strada ci sono fiori e piante particolari che crescono, e poi a monte invece c'è anche, sono rocce affioranti, altrettante lì specie particolari di flora. E quindi questi sono sentieri in pieno sole, e poi sentieri in zona boschiva con zone di ombreggiatura, dove vivono, passano altre specie diverse. Poi qui ho una foto della zona delle cave, si vede il bosco chiaramente, queste sono zone un po' ripide con parecchie rocce, e sempre del versante chiaramente sud. Ecco, allora partiamo con le farfalle. Allora, queste sono, parto dai Pieridi, una delle prime specie che si vede volare all'inizio della stagione, quindi parlo di marzo, aprile, maggio, e questo Pieride è una farfallina piccolina, si chiama Antocca risterdamines, e predilige i prati, le radure principalmente, non i prati aperti, le radure dove ci sono anche sentieri, zone anche in ombra,
Questo è il maschio, vedete che è facilmente riconoscibile perché ha questa macchia aranciata, e mentre la femmina è completamente è bianca, e qui si vede proprio mentre sta anche deponendo le uova. Questa è la pianta, è la biscutella levigata, mi sembra. Ecco, la biscutella levigata, che è una pianta della famiglia delle crucifere, che appartengono anche cavoli, verze, broccoli, cose varie. E questa è una specie, la farfalla è una specie che si accontenta, diciamo così, di nutrirsi di un certo numero di specie diverse, non è che sia particolarmente specifica. E di crucifere nei prati di mezzo monte, diciamo, se ne trovano parecchi, non solamente la biscutella di prima, che è tipica dei, appunto, come si diceva, dei prati aridi in particolare. E queste due specie, questa di sinistra si chiama agliaria perché ha un caratteristico odore e sapore di aglio, può essere utilizzata anche qui nel verdure. E quella a destra è una cardamine, la farfalla si chiamava Antocaris cardamines, nel senso della denominata appunto in funzione della pianta nutrice. Questa è una cardamine trifoglia che si trova invece nei boschi. Sono piante, appunto, tutte quante le crucifere, che hanno una caratteristica struttura fiorale con i quattro petali, quattro sepali, disposti più o meno a croce, da cui appunto il termine crucifera. Ce ne sono parecchie, appunto, un po' in tutti gli ambienti, sicuramente su umano non mancano. È una cosa interessante che i bruchi di questa specie, di questa farfalla, sono cannibali. Le uova vengono deposte in modo molto rade, perché quando la pianta finisce i bruchi si vengono a contatto, uno divora l'altro. È una farfalla, come ripeto, ha una sola generazione annuale, si vede di solito a fine marzo, primo aprile, fino a tutto maggio. Lo sfarfallamento è a seconda dell'altitudine, perché si può trovare sia a livello di 200-300 metri fino anche alla sommità del Sommano. Non è comunque abbondantissimo, se ne vede uno ogni tanto, sono erranti. Altra pieride è la Poria crataegi, nome comune è pieride del biancospino, e non è frequentissima. La cosa curiosa è che ha fluttuazioni enormi, ci sono annate in cui è abbondantissima e infestante, non nessun umano, annate in cui se ne vedono pochissime, è soggetta a parassitizzazione, cioè il bruco viene parassitato da altri insetti. Per cui al momento della schiusa della crisalide non esce nulla, viene mangiato. Una farfalla di discrete dimensioni anche. Questo qui è... la pieride del biancospino, ovviamente questo qui è il biancospino, che è sicuramente un cespuglio che non ha bisogno di grandi presentazioni, è una specie che non mangia invece molte altre specie, mi pare. No. Solamente... Crategus e... forse qualche prunus? Prunus, qualche rosacea, sì. Sì, qualche rosacea, quindi siamo nella famiglia delle rosacee in questo caso, però è una pianta già decisamente più specifica. Sicuramente il biancospino è un arbusto che si trova abbastanza bene sul Sumano in questo periodo, perché è un arbusto preforestale, quindi è un arbusto che cresce un po' al bordo dei boschi e in certe condizioni va anche ad invadere i prati aridi che si stanno incespugliando. Non tanto sul Sumano, ci sono altre specie che fanno meglio questo lavoro. Però il biancospino sicuramente è una delle specie importanti appunto in questo tipo di ambiente, un po' di mezza radura, un po' di mezzo orlo di foresta. La pianta è abbastanza nota, fiorisce molto presto, alcune volte mette i fiori prima delle foglie, qualche volta contemporaneamente alle foglie, poi i fiori diventano delle specie di bacche, in realtà sono dei falsi frutti di pomica, di color rossastro, che passano l'inverno, diventano importanti anche come fonte alimentare per gli uccelli, per esempio. È una farfalla che questa ha una sola generazione, e a volte si vede anche passare nei giardini di casa, perché se uno ha le piante da frutto è sicuramente attirata. Questa è la cavolaia, questa è la Pieris napi, cavolaia minore, e in realtà sul Monte Sumano ce ne sono censite almeno tre: la cavolaia maggiore, che è la Pieris brassice, la napi e la rape. Questa è l'ho fotografata nel giardino di casa mia, quindi è una farfalla che poi si può vedere volare da marzo fino a settembre-ottobre, perché questa fa molte generazioni, continua a riprodursi e fa fino a 3-4 generazioni in una stagione, poi se l'andamento climatico è favorevole.
e si vede anche fino alle giornate di novembre, quando ancora la temperatura è accettabile. Passa anche attraverso le case, appunto, e è soggetta ad alta parecchia parassitizzazione. In realtà ha subito anche l'inquinamento, perché ovviamente è indotta a deporre le uova sulle piante, sugli ortaggi, e quindi i trattamenti pesticidi la abbattono. Naturalmente, essendo una cavalaia, mi sembra anche giusto mostrare una delle piante nutrici più importanti, quella a destra, che più che della Pier Snappi che abbiamo visto prima riguarda la cavalaia maggiore. Ovviamente tutti i trattamenti, visto che la cavalaia è sempre stato un flagello per gli orti, è stata combattuta più volte, di conseguenza il successo di questa lotta alla difesa del cavolo ovviamente è stata particolarmente nocivo per questa farfalla, che sicuramente era molto comune una volta, adesso recentemente è diventata decisamente più rara la prassi. Sì, si vede, nelle zone meno antropizzate. Sì, è abbondante. Che tutto dire, insomma, cavolaia evita i cavoli. Dovrebbe essere. Come appunto il cavolo del cavolo di merenda. Ma quella a sinistra invece è il navone Brassica napus, che veniva coltivato una volta per, dice, cose varie, soprattutto come pianta da olio, oppure come pianta di parte da foraggio. Qualche volta viene diffusa in maniera involontaria nei prati, perché si ritrova, i semi si conservano molto bene, per esempio nel letame non particolarmente maturo, quindi quando si va a distribuire queste cose qui nei campi, anziché essere maturato completamente, quindi avere sostanzialmente sterilizzato i semi, il letame ne contiene ancora una buona quantità, per cui nei prati si vedono spesso queste fioriture gialle, che sono appunto il navone Brassica napus, da cui appunto prende il nome la farfalla Brassica napi. Sono crucifere anche queste, più o meno come quelle di prima, in particolare del gruppo del genere Brassica, appunto, che sostanzialmente sono i cavoli o simili. Poi un altro pieride, questo è abbastanza diffuso, si vede anche nei prati, anche questo in pianura, ma pure nella sommità, nelle zone aperte principalmente. È la Coglia scrocea. Questa fa anche questa 4-5 generazioni addirittura, da marzo fino a novembre. Farfalla è caratteristica perché ha un volo rapidissimo, questa macchia gialla che scorazza nei prati, e il maschio e la femmina sono simili, la femmina è un po' più chiara, adesso è difficile fotografarla con le ali aperte perché per abitudine quando si appoggiano e quando bottinano sui fiori tengono le ali chiuse. E il fiore è uno dei preferiti. Questo qui è una scabiosa, è uno dei fiori preferiti. Non so se avete visto anche prima che c'era la... cos'era la... non ricordo più cos'era. Eccola qui, perfetto. Questa? Sì, la cavolaia, appunto, che era su un fiore di composita, ovviamente coltivato in questo caso, mentre la pianta nutrice è ben altra cosa. Quindi le due cose sono decisamente distinte. Dove va a mangiare, chiamiamola così, il bruco, non necessariamente la stessa pianta, probabilmente anche molto diversa da dove va a mangiare poi la farfalla. In un caso abbiamo una predazione, nell'altro caso abbiamo una specie di simbiosi, nel senso che la storia delle farfalle eccetera eccetera la sapete tutti, viene raccontata da bambini, penso, vanno nei fiori, portano le tove, sono due tipi di, diciamo così, interazioni completamente diverse. Bene, per quanto riguarda la Golias, è un'altra pianta polifaga, cioè un'altra farfalla polifaga che mangia piante di vario tipo, però mediamente soprattutto ricadenti nella famiglia delle leguminose, anche se le leguminose di vario tipo. Qui vediamo due leguminose di ambienti antropizzati come il trifoglio, che è una pianta tipica dei prati, dei pascoli, mentre a destra abbiamo un meliloto bianco, che invece è tipico degli incolti, non viene seminato, nasce spontaneamente, però ha bisogno di ambienti particolarmente disturbati, quindi di campi abbandonati piuttosto che di mucchi di calcinacci o detriti o cose varie, e in natura vive soprattutto in gretti o comunque ambienti particolarmente manomessi, disturbati, eccetera eccetera. Le leguminose hanno come caratteristica quella di
avere la capacità di fissare l'azoto. Le piante normalmente hanno bisogno di assorbire l'azoto già fissato, perché l'80% dell'aria è formata di azoto, ma in realtà non nessun organismo superiore, diciamo le piante né altro, è capace di utilizzarlo. Le piante hanno bisogno di molto azoto, ma le leguminose vivono in simbiosi con dei batteri che sono capaci invece di utilizzarlo e in un certo senso scambiano sostanze con le piante. Quindi le leguminose possono vivere in ambienti molto vari. Normalmente prediligono gli ambienti luminosi, quindi più nei prati e nei pascoli eccetera, che non o negli incolti, piuttosto che non nei boschi, però complessivamente sono piante molto diffuse. Chiaramente più è diffusa una pianta nutrice, più è facile che certo. Una farfalla, suppongo. A parte che questa è anche una farfalla che compie spostamenti, perché è molto mobile, esatto. Quindi le farfalle che si vedono nel monte Sumano possono anche arrivare da decine di chilometri di distanza. La vita media considerate che va dai 15 ai 20, 25 giorni. Poi l'ultima di Pieridi che volevo presentare è una foto un po' sparata perché dovrebbe essere più giallo carico, è il Gonapteryx, il nome comune è Cedronella. Questa qui è una delle farfalle gialla, proprio la femmina è bianca, che si vede volare anche nelle giornate di febbraio, se fa una giornata con un po' di caldo. Per quale motivo? Perché è una farfalla svernante. Cosa significa? L'insetto adulto, la farfalla, una volta che a ottobre, settembre, ottobre smette di volare, non muore, ma supera l'inverno in uno stadio di diapausa, una specie di letargo e un'ibernazione. Ovviamente l'individuo cerca di rifugiarsi in un posto riparato in modo tale da resistere alle temperature rigide invernali. Può essere anche un anfratto, può essere anche ipoteticamente un granaio di una casa, se c'è un foro d'entrata, lei entra dentro, si rifugia e alcuni esemplari di questa specie riescono a superare l'inverno. In febbraio, quando sentono i primi caldi, escono fuori, svolazzano e poi nel giro di pochi giorni chiaramente muoiono. Ovviamente le uova loro le hanno già deposte l'estate precedente, per cui la supervivenza è garantita dalla generazione dell'anno in corso. Poi e lì c'è il cardone, quello lì. Sì. Questo qui è un pannonico, una specie di cardo non spinoso comunque che vive su. E questa è invece la pianta ove depone. Ecco, questo qui è il Rhamnus Sassatis, te l'ho messo. Dopo sì, sull'altra specie, perfetto, nessun problema. Le ultime modifiche non sono state concordate, concordo comunque pienamente. Questo è un Rhamnus Gonapteryx Rhamni, il nome della farfalla, vuol dire il nome generico, vuol dire con le ali angolose, infatti avete visto varie punte. Rhamni, come Crateggi prima del biancospino e così via, è riferito alle piante nutrici. Le piante nutrici sono del genere Rhamnus. Il genere Rhamnus comprende 7-8 specie in Italia circa, di cui 1-2-3 presenti che sono Monte Sumano. Questa è una pianta molto piccola, non più alta di 30-40 cm, pur essendo un arbusto piuttosto spinoso, e in termini saxafilis dice che vive negli ambienti sassosi, quindi nei prati lo stesso, però negli ambienti un pochettino più rocciosi. È una pianta che non è rara per il momento, però patisce molto della invasione degli altri arbusti. Quindi la pianta che complessivamente potrebbe anche avere dei problemi in futuro. Per la farfalla il problema non c'è, perché al contrario può vivere anche in altre specie di questo stesso genere, che vedremo dopo in un'altra specie, che invece tollera molto meglio l'ambiente forestale. Infatti la specie successiva è, cambiamo famiglia, questa sono i licenidi. Questo è il Satyrium spini. I licenidi sono farfalline minuscole di 2-3 massimo centimetri di apertura alare, dal volo molto rapido, saltellante per così dire. E il Satyrium spini ha una sola generazione annuale. La parte superiore è bruna, non è molto appariscente, è più interessante, più carina, diciamo, dal lato inferiore, cioè queste due codine particolari. Si trova in zone brulle dove c'è vegetazione e dove ci sono parecchi rovi, perché è attirata e gli piace bottinare, quindi succhiare il nettare delle foglie di rovo.
e poi la melata delle piante. Lei si appoggia sulle piante, sulle foglie, le sudate. Gli afidi, che succhiano la linfa, esatto. Utilizzano qualcosa, il resto evacuano. E la melata che raccolgono poi le api per fare il miele di diabete o cose simili. Sì, esatto. Questa qui si nutre di un altro rhamnus. Anche qui un altro rhamnus che comunque poteva essere tranquillamente mangiato dalla specie di prima. Questo qui è lo spincervino. Suo nome ovviamente è spinoso, cervino non si è mai capito per quale motivo. In latino si chiama rhamnus catharticus perché ha un effetto purgativo di quelli drammatici. Fra questo e la frangola, quella poi si vedrà, sono due fra le specie più efficaci da questo punto di vista. Perché vi dico queste cose? Per il semplice fatto che in realtà è una pianta tossica, almeno per noi, una pianta al quale l'organismo risponde evacuando, nel vero senso della parola, quello che può fare, specialmente le bacche, ma anche la corteccia e altre cose, la farfalla del bruco se la mangia senza tanti problemi. Come mai? Ci sono varie spiegazioni, tanto per cominciare il fatto che noi abbiamo un metabolismo completamente diverso rispetto alle farfalle, di conseguenza può darsi che siano pericolose per un predatore come potrebbe essere un mammifero, quindi la pianta con queste sostanze velenose si difende dai predatori. Lo stesso identico veleno non è assolutamente efficace nei confronti di un insetto, supponiamo possa essere questo, oppure può darsi che la specie abbia acquisito la capacità di metabolizzare, eliminando appunto queste sostanze tossiche in forme innocue praticamente. Chiaramente questo è un vantaggio anche per chi può utilizzare queste piante, perché avrà meno competitori, questo è chiaro. Nel senso che se io sono in grado di utilizzare una sostanza che per altri è velenosa, me la mangio da solo, insomma, non avrò grandi concorrenti. È una cosa piuttosto frequente da spartire. Altro licenide, Callophrys rubi. Non so se c'è una parentela, non mi risulta, con l'altra rubi. Quella di Sicilio? Non mi risulta. Callophrys rubi, la parte superiore, che questa è la parte della farfarina. La parte superiore è scura, non è molto colorata, la parte inferiore è la parte è più bella, è questo verde smeraldo, verde appariscente, che probabilmente ha uno scopo anche mimetico. Infatti quando si appoggia tiene sempre le ali chiuse. Anch'essa ignora quasi del tutto i fiori tranne il rovo e poi sempre le melate. Sul monte Sumano non è comunissima, ce n'è più che altro sulla sommità dai 600-700 metri in su, zone un po' con parecchia vegetazione, infatti è difficile anche avvistarla perché spesso si poggia a notevole altezza e al volo rapido. È una farfalla primaverile, mentre quella precedente è estiva, una sola generazione. La cosa interessante che non avevo detto riguardo ai licenidi è che sono anche alcuni di questi sono mirmecofili. Cosa vuol dire? Sono associati alle formiche e poi vi spiego esattamente di cosa si tratta. È polifaga. Qui c'è un bel collage di varie specie che possono essere mangiate quante dalla Callophrys rubi, che fra parentesi è una farfalla piuttosto, come si diceva, non comunissima. Io ricordo di aver visto uno sfarfallamento l'anno su di qua subito, strada delle gallerie, ma non tante altre volte. E mangia un po' di tutto, mangia leguminose come quelle due sopra. Questa è una ginestra setosa, una ginestra salicea, che è una specie orientale che arriva fino al Sumano, poco più avanti rispetto al Sumano, e si ferma perché più in là non troverà, soprattutto la geologia confacente. Questo è un Acidius pulpureus, un altro arbustino molto piccolo, che invece vive di solito in ambienti aridi, tipo, non so, per esempio le pinete delle Alpi Interne, qui prati aridi qua da noi. Qui abbiamo un rovo, da cui appunto il nome Callophrys rubi, che deriva da rubus, cioè russa, mentre la rubi grata è marocchina, non c'entra assolutamente niente. Eccola qui. E questa qui è la famosa frangola di cui si diceva prima, che è associata allo spincervino, libera ogni intestino, fantasma.
Altra specie particolarmente tossica, non so se sapete, che la frangola, fra parentesi, si usa la corteccia in fitoterapia, va staccata e va lasciata tranquilla per un anno, non so come abbiano fatto a scoprirlo per la prima volta, perché se lo si utilizza troppo presto è mortale. Dopo un anno diventa sufficientemente tranquillizzata, chiaramente la fa fare la mangia quella fresca, come sia possibile che lo sopporti e lo posso fare lì. Avanti, questa è la Licena Fleas, il nome comune è Argo Bronzeo, da questa colorazione. Qui sono riuscito a fotografarla con le ali un po' aperte, non è semplice. E questa è comune invece, questa è molto comune, si trova anche nei prati in pianura attorno alle case dove c'è un po' di vegetazione, qualche fiorellino da bottinare. Questa non ha particolari esigenze. Questa fa tre generazioni, quindi si può vedere volare sia da marzo fino a settembre-ottobre. Questa qui invece si nutre di una pianta commestibile, mi sembra, anche sì, per noi. Sì, a un certo punto, nel senso che questo qua è famoso pane e vin, certo. Rumex acetosa, il genere Rumex tutto in generale viene mangiato da questa pianta, mi pare, che il genere sì. Rumex comprende anche le lingue di vacca, che sono un pochettino meno apprezzate di solito, anche se possono mangiare in minestroni vari, così mi dicono, finché sono piccoli. Anche qui la pianta non è per niente innocua, perché contiene un acido, l'acido salico, che è una sostanza che non fa bene, provoca danni ai reni, danni al fegato e così via. Normalmente non se ne utilizza mai una quantità tale da, quando lo mangiamo noi, da provocare danni, però la pianta prendere un pochettino con le pinze, perché contiene appunto questa sostanza che è tossica. Decisamente vive comunque nei prati. Le altre specie di Rumex sono quasi tutte specie comunque di ambiente aperto, quindi di orto, di colto, di pascolo, cose di questo tipo qui. Molto più raramente sono di bosco. Esattamente. E invece quest'altro licenide è un'importazione. È arrivata, mi so, nell'86 in Italia, a Roma. È originaria del Sudafrica. Qualcuno che ha a casa i gerani si sarà accorto che da 4, 5, 6 anni più o meno. Sì. C'è sta farfallina nera scura che gironzola attorno sempre ai pelargonium coltivati, ed è la Cacireus marshalli. Questa qui è arrivata in Italia con i gerani di importazione tramite i vivai, insomma, e poi si è diffusa abbondantemente. Adesso negli ultimi 2-3 anni mi risulta che almeno io ho visto che è un po' calata, perché credo che nei vivai stiano facendo dei trattamenti specifici, perché il bruco chiaramente distrugge le piante. Il timore qual era degli entomologi? Che questa specie si diffondesse anche e il bruco iniziasse anche a nutrirsi dei gerani selvatici. Il geranio selvatico serve e alimenta altre specie di farfalle, per cui potrebbe entrare in competizione con queste e mettere a rischio anche la sopravvivenza delle specie locali. Questo qui cos'è, un pelargonium? Ecco, parigino. Sì, il fatto che mangi i gerani, intanto i gerani che noi conosciamo, che noi coltiviamo come gerani, in realtà non sono il vero genere geranium, appartengono al genere pelargonium. La prima volta che ho visto questa farfalla è da anni fatti, è stato 3-4 anni fa, 5 anni fa, e il vivaio che aveva dei problemi abbastanza gravi con i gerani, perché le foglie venivano mangiate da dentro, cioè c'erano delle gallerie all'interno che rovinavano ovviamente l'estetica della pianta, poi le foglie si staccavano, avevano avuto una impressione, per cui il vivaista all'epoca non sapeva di che cosa si trattasse, quindi è una cosa che da noi è arrivata abbastanza tardi, sostanzialmente in questi ultimi anni, e nel frattempo ho sentito parlare di questo cacero, vabbè, allora più o meno ho provato a comunicare, nel frattempo ovviamente anche loro avevano saputo che si trattava di questo e stava diventando un pericolo un po' in generale. So che lo trattano abbastanza bene adesso. Cosa interessante, i pelargonium non sono specie italiane, ma sono praticamente tutti quanti
spontanei nella parte meridionale dell'Africa, dal Sudafrica, la Namibia, eccetera, eccetera. Ce n'è alcune specie un po' più a nord, qualcuna, non so, ce n'è una endemica di Santerina, quella di Napoleone, ma mediamente si tratta di Sudafrica. Sudafrica ce ne sono alcune centinaia di specie, di cui 4 o 5 sono quelle più comunemente coltivate, c'è lo zonale, quello dritto, il peltatum, il geranio edera, e alcune altre che hanno dato colori, tipo l'inquinans che dà il colore rosso, eccetera. E questa farfalla ovviamente sarà stata diffusa, suppongo, non so quante generazioni, è di origine sudafricana. Sì, sudafricana. Di origine sudafricana, quindi è un caso comunissimo di specie esotica che in un modo o nell'altro arriva qui da noi. Normalmente succede che quando arriva una specie esotica, prima o poi un parassita, un patogeno, qualcosa di simile gli arriva e se la contiene sostanzialmente. E qui è capitato anche dove non sarebbe stato meglio non contenerla, cioè nelle piante coltivate appunto di geranio. Questa pianta sicuramente è arrivata o tramite talè o tramite materiale balistico, quindi oppure tramite semplicemente voli da qualche parte, da una parte all'altra del mondo, ha trovato un ambiente ideale perché chiaramente i gerani sono coltivatissimi e si è insediata. Ultimamente la cosa è diventata tantissima. Alla Valzone, è stata avvistata anche a Tonezza, cioè dove già più, perché l'inverno in teoria dovrebbe... Beh, non sono piante di ambiente caldo, No, ma le farfalle all'inverno non dovrebbe, cioè le temperature, e a Tonezza siamo in alto, insomma. Altro licenide, questo è piuttosto importante, è una delle specie abbastanza rare che c'è nel sumano. E infatti io mi risulta solo il mio dato come localizzazione al momento, e il Pseudophyllotes baton è un piccolissimo licenide che vive nelle zone aride, nei posti aridi con rocce affioranti. E a Sant'Orso di Monte Sumano c'è nella zona di sotto la strada Tagliafuoco, dove ci sono ancora pochi spazi aperti, vegetazione bassa, e è una specie molto localizzata, cioè questi insetti, questa farfallina, ci sono pochi esemplari sempre, popolazioni molto ridotte, 4-5 se ne possono vedere in un giorno, in pochi minuti, e vola poco, cioè poco mobile, rimane sempre nello spazio dove si trova la pianta alimentare, praticamente un ambiente di 40-50 metri quadrati e non si muove da lì. Per cui è una specie che nel momento in cui l'ambiente dovesse mutare, la pianta dovesse sparire, in un attimo viene a mancare. Penso ce ne sia anche qualcuna, forse anche in Pra Minore, dove ci sono le rocce fioranti lì sulle creste che vengono su, che tagliano i tornanti prima di Pra Minore. E questa qui è la piantina. La piantina difficilmente sparirà perché è una piantina abbastanza comune, il timo serpillo in generale, quindi è una pianta strisciante che nei prati aridi è comune, ma anche nei prati un pochino meno aridi la si trova abbondantemente, per esempio nei pezzettini che ricoprono i muri e masiere. È una pianta che cresce benissimo in questi ambienti perché ha i fusti allungati, quindi cresce, va a coprire i sassi, casca, fa un po' da ricadente o si fila, quindi non è una pianta particolarmente minacciata, quindi da questo punto di vista la farfalla grandi problemi non li avrà. È una pianta comunque aromatica, fa parte della famiglia delle labiate, come tante altre piante aromatiche, come il rosmarino, come la salvia, come il risopo, la santolaria, eccetera, eccetera. È una specie che compie due generazioni, una primaverile e una estiva, Pseudophyllotes baton. E poi andiamo alla Aricia plebeius agestis o Aricia agestis. E allora qui volevo introdurre il discorso dell'associazione con le formiche, è una specie mirmecofila. Cosa vuol dire? Che il bruco a un certo periodo dello sviluppo viene catturato dalle formiche, ma non viene ucciso, non viene predato, viene portato all'interno del nido, perché il bruco di queste farfalle, alcuni di questi licenidi, sono in grado di emettere attraverso un organo particolare
una sostanza zuccherina che è un attrattivo delle formiche. Per cui le formiche cosa fanno? Le portano all'interno del nido e la levano, e allevano il bruco, perché sono attratte da questa sostanza che viene continuamente emessa dal bruco. Ci sono delle specie di liceneidi che sono ad associazione obbligatoria, ovvero a un certo punto dell'accrescimento il bruco non si nutre più di vegetale della pianta, ma diventa carnivoro. Per cui se non viene preso, portato all'interno del nido e viene allevato dalle formiche, muore di fame, perché lui da quel punto in poi, da quel momento in poi, inizia a divorare le uova delle formiche e completa il suo sviluppo. Altre specie di farfalle, come anche quelle del sumano, non sono ad associazione obbligatoria. Loro possono continuare ad accrescersi sulla pianta alimentare fino all'incrisalidamento. Però, come questa qui ad esempio, la Argestis, può essere anche catturata da alcune specie di formiche, presa e allevata all'interno del nido. Poi non viene ovviamente, si incrisalida all'interno del nido e fuoriesce la farfalla praticamente sguscia fuori dal nido quando deve asciugare le ali prima di prendere il volo. È una specie che ha, se non ricordo male, 3 generazioni, quindi è visibile anche questa da aprile fino ad ottobre. E questa è una delle più importanti piante nutrici, che è un geranio vero e proprio. Questi sono i gerani, a differenza dei pelargoni che abbiamo visto prima. Questo qui è un geranium sanguineum, e anche questo è abbastanza comune negli ambienti di margine di bosco, più che nei prati veri e propri, nei prati aridi intendo veri e propri, dove comunque cresce abbastanza bene. È una pianta di margine, quindi una pianta che tutto sommato non ha grandi problemi, ha bisogno di un ambiente soleggiato, non particolarmente umido, però anche questa non ha. Raramente le specie che sono utilizzate nelle farfalle sono specie rare, per quanto riguarda almeno le piante, per ovvie ragioni. Le specie rare sono soggette a sparizioni, estinzioni locali eccetera, di conseguenza le farfalle andrebbero dietro. È ovvio che è molto più conveniente andare a cercare una specie abbastanza comune, possibilmente con poca competizione, per riuscire a sopravvivere, insomma. Poi i licenidi, che normalmente sono più facilmente visibili perché appariscenti, Polyomatus Icarus, sono quelle farfalline azzurrine che vengono, mi è sempre detto, ho visto tante farfalline azzurrine volare nei prati. Questo è l'Icarus, questa è la parte inferiore, vedete, variegata con delle macchioline nere, una serie di macchioline. Poi c'è, e questa è la pianta alimentare, che è questo, vabbè, è una delle Loki. Tante piante alimentari che sono le leguminose di prato, come l'abbiamo vista qualche trifoglio prima. Questo qui è un lotus, ginestrino si chiama in italiano, ed è una pianta estremamente comune, insomma, in tutti i tipi di prato, non ha assolutamente nessun tipo di problema. Altra simile, il Polyomatus bellargus o Lisandra bellargus, che si nutre di... fanno entrambe queste due farfalle che abbiamo visto, fanno 2 o 3 generazioni. E l'Alisandra Polyomatus coridum, che si trova però solamente nella zona apicale, cioè nella sommità. Questa è una specie che sarebbe più alpina, oltre i 1000 metri, mentre le altre due si trovano anche a 200 metri. Questa qui si trova in quota principalmente. Sul Novegno è abbondantissima questa qui, ad esempio, intorno alla sommità, alla buca. E si nutrono di Hippocrepis. Sostanzialmente anche le leguminose sono molto comunemente utilizzate, perché appunto avendo una buona disponibilità di azoto e di conseguenza tessuti ricchi di proteine, sono un buon alimento appunto per qualsiasi animale, anche per le vacche e il pascolo. Insomma, la presenza di leguminose contribuisce in maniera molto favorevole sia al crescimento sia alla produzione di latte ed altro. Chiaramente le leguminose, dicevo prima, sono molte. Questo qui è lo sferro a cavallo, quello perché fa dei legumi che sono un pochettino a forma di ferro di cavallo, da lì è appunto nato questo strano nome. Poi c'è una coronilla varia, adesso si pulige la varia perché anche qui cambia nome ogni altro giorno. Questa è un po' più di ambienti incolti, ruderali eccetera eccetera, che non di ambienti aridi, e che permette a queste, anche le farfalle che si nutrono, di vivere in diversi habitat. Non so se c'è ancora qualcos'altro. No, poi passiamo ai ninfalidi, cambiamo famiglia. Adesso qui vi illustro le varisse, praticamente, volgarmente,
termine comune, vengono definite vanisse. Questa è la vanissa dell'ortica. Le specie seguenti, che farò vedere più avanti, si nutrono tutte della pianta dell'ortica, ma non solo. Questa è la vanissa dell'ortica, questa è comune, abbondante, si trova soprattutto in montagna, in alto, però è diffusa e fa diverse generazioni ed è anche questa una specie svernante. Si può vedere in febbraio o marzo, quando comincia a far caldo, la generazione praticamente si tratta degli esemplari dell'anno precedente. Vanissa dell'ortica, questo è il bruco, proprio fotografato mentre sulla pianta. La vanissa del cardo, si nutre di cardo, di ortica, di altre specie di polifaga. E 2-3 anni fa c'è stata una migrazione incredibile, ne hanno parlato anche i giornali, i telegiornali, le televisioni, e a Sciami passavano dappertutto lungo la rotta. Questa qui fa delle migrazioni primaverili da sud verso nord, dal Nord Africa e dal Sud Europa fino alla Scandinavia, e poi autunnali nel senso contrario. E fa... questa è una delle farfalle cosmopolite, si trova in tutto il mondo ed è uguale dappertutto. La vanissa Io, o d'occhio di pavone, Inachis Io, e il nome chiaramente si capisce dal disegno particolare che c'è sull'apice alare. Non è abbondantissima però sul sumano, si trova anche in pianura, ma non è molto comune. E poi la vanissa Atalanta, questa si trova anche intorno alle case ed è una forte volatrice, fa migrazioni anche questa ed è si nutre di ortica anche questa e cardi. Ecco, la pianta sulla quale è posato è una Buddleia, che è una pianta ornamentale di origine dell'Asia orientale, Cina, Giappone, dovrebbe essere queste parti. C'è su specie simili americane che loro coltivate, ma questa credo che sia quella cinese. E, beh, intanto faccio notare la particolarità della forma dei fiori. Qui si vede nelle piante che abbiamo visto prima, che venivano bottinate, si vedeva molto meno, però la forma è estremamente tipica, con un tubo molto lungo, la corolla, che fa sì che venga selezionato l'insetto che è in grado di andarsi a prelevare il nettare. Questo insetto ovviamente viene poi sfruttato bene, nel senso che il polline viene depositato sulla testa, eccetera, e si va da una pianta all'altra. E è un adattamento apposta della pianta per cercare di massimizzare la propria diffusione, la diffusione del polline. Questa è una pianta particolarissima, veniva anche pubblicizzata come pianta delle farfalle, perché ne attira veramente in quantità notevole, solamente che attira solo certe specie, quelle più grandi, in particolare vanisse, anche e solamente in certi momenti. Una cosa stranissima che ho osservato, penso che sia una cosa abbastanza comune da osservare, è che su 50-100 piante di Buddleia che colonizzano, un gretto di torrente, una piena zeppa di farfalle, le altre assolutamente vuote. Magari questo durante l'andata, al ritorno era un'altra pianta completamente piena e così via. Sicuramente c'è un meccanismo che non mi risulta essere neanche conosciuto, comunque per cui queste piante emettono delle sostanze attrattive in modo discontinuo, sicuramente non continuamente. Chi si pianta una cosa del genere, una pianta così in giardino, sperando di vederla per tutto il giorno piena di farfalle, si illude, perché sono solamente periodi abbastanza brevi, tra parentesi. Di un cespuglietto di questo tipo poche piante normalmente sono effettivamente piene. Su questo meccanismo sinceramente non so se ci sia molto da dire, molto da di noto. Fra le piante nutrici dell'Atalanta in particolare c'è questa qui, che è il lupolo, il bruscandolo. Penso che questo sia assolutamente a tutti quanti noto. Cosa c'entra, perché si era prima parlato di ortiche, fatalità, il lupolo è un'orticacea, cioè è una delle poche specie italiane della stessa famiglia a cui appartengono appunto le ortiche. Una certa somiglianza dal punto di vista così di famiglia in qualche modo evidentemente ci sarà,
e le farfalle in un certo senso se ne accorgeranno probabilmente, il tipo di tessuto, il tipo di difese delle piante e via di questo passo è piuttosto simile se sono specie molto imparentate, in specie intendo l'ortica e il lumolo. Quindi spesso e volentieri anche mettiamo questa cosa interessante che all'interno di un insieme di piante che vengono tutte utilizzate nella farfalla c'è una parentela genetica piuttosto importante. Evidentemente l'adattamento è reciproco, in qualche modo sia per sfuggire. Questa è un'altra orticacea, la parietaria, che molti appunto conosceranno perché ne sono allergici. E i fiori sono queste cose qui, sono molto chiaramente molto piccoli. Altra pianta della famiglia delle ortiche. Poi la Polygonum C. album, nome comune è C. bianco perché nella parte inferiore dell'ala, qui non si vede, c'è un disegno simile della parte inferiore dell'ala posteriore, c'è un disegno che è proprio una C di color bianco, molto piccola, minuscola. Le ali, vedete, sono frastagliate, non era un esemplare vecchio, questa è proprio la caratteristica della farfalla, che è anch'essa svernante e compie due generazioni. E anch'essa si nutre di ortica, anche del lupolo, le stesse che abbiamo visto precedentemente, e fa le due generazioni, appunto, una primaverile e una estiva. No, questa però si nutre anche di quest'altra pianta. Si nutre anche di quest'altra pianta, che è una specie di caprifoglio nerunicera. Il caprifoglio sarebbe la madre selva che viene coltivata nei giardini. Questa è una pianta, una forma cespugliosa dello stesso genere, che dal punto di vista invece della parentela botanica non c'entra assolutamente nulla. Però è una pianta abbastanza interessante perché, a parte il fatto che è comune nei boschi di mezza montagna fino a quote più elevate, è una pianta anche questa piuttosto tossica, produce delle bacche, questa specie di colore rosso, che potrebbero essere scambiate per mirtilli rossi piuttosto che per lamponi o cose simili, che però sono velenose, ovviamente uno appena assaggiata se ne accorge e sputa, però evidentemente i bruchi sono in grado di metabolizzare queste sostanze e di eliminarle. Avanti, allora vediamo altro genere di faridi un po' più piccolini rispetto alle vanesse, sono le melitee. La più comune e forse anche la più abbondante è la melitea taglia, che è un po' diffusa in pianura, ma dai 300-400 metri fino anche ai 1000-1200. Questa si trova di solito nei prati aperti dove c'è ricchi di fiori, è una farfalla molto comune e anche molto variabile nel disegno, ha diverse sottospecie in tutta Italia, che si nutre di una pianta. Sì, comunissima, di un genere, anzi comunissimo, che è il genere Plantagole, Plantagini, che possono essere Plantago lanceolata, questa con le foglie lunghe, o la Plantago Mayer con le foglie rotonde. Sono delle piante, anche queste, piuttosto caratteristiche di ambienti aperti, di prati, di pascoli, addirittura di greti, di incolti, di terreni sabbiosi, ghiaiosi e così via, che vivono sicuramente dappertutto senza tanti problemi. Si riconoscono bene perché hanno le nervature parallele, che quando si strappa la foglia restano i filamenti che hanno le bugie, una volta si diceva, o le bestemmie o cose del genere, e sì, erano utilizzate per giochi di caraghette medicinali, comunque, che hanno delle principi attivi abbastanza interessanti per certi aspetti. Questa qui è una digitale, sempre mangiata dalla stessa specie, esatto. dalla taglia, che evidentemente è di bocca molto buona, perché come tutte le digitali è una pianta estremamente velenosa. È veramente una dei generi più tossici in assoluto, si estrae la digitalina, che è uno dei veleni più potenti, oltre ad avere vari tipi di difetti farmacologici sul cuore, eccetera. Però è una pianta particolarmente velenosa, questi bruchi se ne fregano, se ne mangiano tranquillamente. E curiosamente i bruchi non sono velenosi però. Come? I bruchi però non sono velenosi. No, infatti. È strano perché in altri casi... Il bruco è tossico. Infatti, è come una sostanza. Questa invece è la melitea didima, l'ho fotografata anche questa a casa perché si può trovare nei prati anche in campagna, e abbastanza comune. E ce n'è parecchie lì sempre all'altezza della strada tagliafuoco, nel prati che avevo fotografato nella foto del primo ambiente.
lì ce n'è diverse, e la farfalla arancione a macchioline nere come poi tutte le melitee, e del volo molto rapido e a livello del terreno, non fanno mai voli più alti, stanno sempre a livello del suolo. Fa due generazioni le melitee di Didima, sempre una primavera estate a giugno e una tarda estate a settembre, fine agosto, primi di settembre. Si nutre anche questa di varie piante nutrici che sono appunto quelle che una volta si chiamavano scrofulariacee, adesso hanno cambiato un po' famiglia, ma non ci accontentiamo, ne hanno alcune. Questa è una linaria perché le foglie sono molto sottili, sembrano un pochettino quelle del lino, ma chiaramente i fiori sono tutt'altra cosa, hanno questo caratteristico sperone, delle piccole bocche di leone in poche parole. Questa invece è una veronica, genere veronica che comprende tantissime specie che sono più o meno tutte con la stessa struttura fiorale, gli uccelli della Madonna, appunto con questo fiore caratteristico a quattro lobi di colore azzurro, di solito sono dallo azzurro al massimo al rosa, raramente più bianco. E poi specie parentate anche se sono completamente diverse. E poi questa è l'altra melitea che volevo farvi notare, che questa è durante l'accoppiamento, è la melitea trivia ed è forse la specie più rara che c'è sul Sumano. È una specie, una farfallina abbastanza piccola, simile, molto simile alla melitea di Didima, quella precedente, e vive anche più o meno nello stesso ambiente, nel senso che si possono vedere volare assieme, c'è una minima differenza di sfarfallamento come periodo di pochi giorni, e predilige gli ambienti aridi come rocce affioranti. E l'ho trovata io per la prima volta questa sul Sumano, ce n'è un po' lì lungo la Praminora, ce n'è alcune, ha delle popolazioni molto ridotte, io al massimo ne ho viste volare in una giornata 5 o 6 quando mi è andata bene. Ho trovato tante uova, però probabilmente c'è, non so, una mortalità elevata, oppure perché siccome la pianta alimentare cresce anche lungo i margini del sentiero, della strada taglia fuoco, quando poi passano quel decespugliatore le abbattono tutte. E la pianta alimentare è quella qua, il basco, tasso malbasso per dirsi voglia, evidentemente tutt'altro, penso che la conosciate, tutt'altro che una specie rara, e che significa appunto che non è detto che una pianta nutrice sia comune, perché lo sia anche la farfalla che se ne nutre. Vabbè, è una pianta ciclo biennale che una rosetta di foglie che dura un anno, due anni, normalmente un anno, dopodiché mette questo stelo, produce semi, la pianta muore e riprende praticamente dei semi dispersi. Anche qui sono tante specie, che sono più o meno tutte quante molto simili e difficili da riconoscere. Questo qui è proprio una farfalla mediterranea, sarebbe proprio come habitat, si trova il più abbondante nelle zone mediterranee. E l'interessante è che ha anche questa due generazioni, fa una generazione estiva, primavera estiva, e una proprio fine estate in settembre. Questa forse è la farfalla più bella che c'è su Sumano, a mio modesto parere, è la Pattura Iris. È una farfalla che sta, anche se non è facile da avvistare, è facile, è in aumento, proprio per quel discorso che facevamo all'inizio dell'aumento della vegetazione della superficie boscata, la situazione che non vengono più tagliati i prati. Allora, la situazione opposta dalla farfalla che abbiamo visto precedentemente, la melitea trivia probabilmente sparirà, perché i posti dove lei vive, molto ristretti, erbosi, prati secchi, si chiuderanno. Questa qui invece è in aumento, non è facile da avvistare, ma è in aumento perché predilige zone boscose e vola piuttosto alta dal suolo, non va mai sui fiori a bottinare, proprio il nettare non gli piace, predilige i sali minerali che trova al suolo, gli escrementi di animali, dove ci sono escrementi di bovini o di carnivori, si trova la farfalla che scende da notevole altezza e va a succhiare i liquidi. Il riflesso, vedete, la colorazione è cangiante, nel senso che la farfalla è nera, con tacche bianche, però quando il sole, le luci, i raggi solari colpiscono le ali da una certa inclinazione, si vede l'ala che muta colore praticamente. Anche in volo è molto
caratteristica, una farfalla anche molto grande, 7-8 cm di apertura alare. La femmina anche può raggiungere i 8-9 cm. Qui è il lato posteriore che è molto colorato. Prego? Sulla foto prima. Sì? Quei due occhi là servono a spaventare i predatori? Hanno probabilmente questo scopo. Le macchie occellari, che spesse volte però in alcune farfalle sono nel lato inferiore, soprattutto nei satiridi, hanno lo scopo di confondere i predatori, perché il fenomeno è molto più appariscente nei saturnidi, che sono farfalle falene. Questi uccelli molto grandi, di solito sono nella parte inferiore dell'ala. Il predatore crede che sia quella l'occhio, la testa dell'insetto, a volte va a beccare lì. Quindi l'insetto fugge, ma si strappa l'ala, ma riesce a salvare la pelle. Oppure, se sono macchie uccellari molto grandi, proprio servono per confondere, il predatore crede che sia un uccello più grande, un animale più grande di lui, quindi un potenziale predatore. Ecco, lì c'è anche lì un uccello, probabilmente ha quello scopo lì. Qui si vede infatti la farfalla che sta succhiando dal suolo, c'è la spirotromba affondata nel terreno, non so se c'è una fanghiglia lì, qualcosa di umido. A volte sono attratte anche dalla frutta marcescente, ma più che altro gli escrementi di animali o il fango proprio. Una farfalla molto coerente, perché vive in ambienti alti eccetera eccetera, il suo bruco anche mangia piante arboree, che in questo momento non intera chiaramente, che fino a questo momento abbiamo un pochettino trascurato, fino ad ora abbiamo visto erbe, qualche cespuglietto, qualche arbusto un po' più grande, ma qui siamo già a livello di alberi, per esempio il pioppo tremulo, come in questo caso qui, è una delle piante nutrici più importanti, quindi è una pianta che comincia già a arrivare a superare i 10-15 metri di altezza negli esemplari più sviluppati. Infatti i bruchi è difficilissimo trovarli. Infatti i bruchi sono piuttosto alti, immagino, no? Sì, ma mimetici in una maniera incredibile. Sono proprio fusiformi, bifidi, anzi no, hanno un paio di corna. Questa è l'altra pianta. Questa è l'altra pianta nutrice, che è un salice, uno dei vari salici, questo è il dato raro, salice caprea, che sì, primavera fa queste specie di infiorescenze, queste infiorescenze maschili, almeno mi pare, sì, maschili, che sono molto vistose anche da lontano. Poi è un arbusto, anche questo, molto elevato, alcuni metri di altezza, li raggiunge comunque di sicuro. La pattura iris fa una sola generazione, da giugno fino ad agosto, è una farfalla anche resistente, quindi è una forte volatrice, è robusta e dura parecchi, più di un mese e mezzo anche, e ha sempre, se non prende delle burrasche. E sul sumano si trova nella sommità, io l'ho sempre vista in cima, intorno alla croce là, se si ha pazienza se ne vedono. Poi altro genere di nifalidi, ci sono le arginnidi, arginni spafia, questo è il maschio, questa è la femmina. È più il maschio è più aranciato, la femmina tende al brunastro, poi c'è una forma diversa che è la valesina, che tende al grigio. Farfalle grandi che fanno una generazione estiva e attratte dalla budleia in maniera incredibile. Questa è comunissima, si trova dai 300-400 metri, sia prevalentemente nelle zone con vegetazione, non proprio aperte. Altro arginide è l'arginis adipe, molto simile, vedete la colorazione, è il lato inferiore soprattutto che le consente la distinzione. Mentre questa è un nifalide più piccolino, si chiama Issoria latonia, questa è svernante, fa più generazioni, e sempre di colorazione simile. Le ho messe tutte insieme, una di seguito all'altra, perché si nutrono tutte di piante, di fiori. Tutte quante di viole ce n'è un po' ovunque, nelle immagini di boschi soprattutto, abbiamo viole bianche, abbiamo viole colorate eccetera, qualcuno è anche di tipo coltivato, sono numerose specie, a quota più alta magari potrà esserci questa come specie prevalente, la viola più flora, la viola gialla, comunque sono piante con fioritura precoce, però le foglie vengono mantenute in buona parte dell'anno, di conseguenza non hanno sicuramente problemi di approvvigionamento. Sono piante di ambiente non troppo aperto, nei prati veri e propri le viole sono piuttosto rare, effettivamente anche le arginidi che avete visto prima, che abbiamo visto prima, sono, prediligono ambienti un pochettino più di radura, più che di bordo, sì, di bosco eccetera, esatto, più che non di
risultato vero e proprio. Poi passiamo sempre ad infaidi, che un tempo erano satiridi definiti, facciamo parte di satiri, adesso sono state tutte ricomprese nei ninfaidi. Questa è la, forse la farfalla più comune che c'è sul umano, una delle più comuni è la Melanargia galatea, caratteristica e facilmente riconoscibile anche da un profano perché ha questa colorazione bianca e nera sulle superfici alare. È una farfalla che inizia a volare a metà maggio, fine maggio e per tutto il mese di giugno, e poi gli esemplari più vecchi anche nel mese di luglio. Si trovano nei prati, diciamo attorno a Bocca Lorenza ce n'è tantissime. È una delle due specie che si trova in Italia che depone al volo, cioè lascia cadere le uova nell'erba, e infatti il suo ambiente sono i prati secchi, e qui vedete il lato inferiore, sta qui un esemplare fra l'altro parassitato, vedete ci sono delle uova di qualche parassita che devono ancora schiudere. E questa cosa è Cnauzio o Scabiosa? Cnauzio. E depongono le uova al volo e lasciano cadere in mezzo all'erba. Anche perché possono permetterselo, perché le piante nutrici sono graminacee svariate, e nei prati chiaramente quello che non manca sono proprio le graminacee. Le graminacee sono chiaramente tutte le cosiddette erbe, che in realtà sono delle piante vere e proprie che hanno tanto di infiorescenza, anche se poco vistosa, tanto di stami o di stigmi che non, sì, non hanno niente da invidiare alle altre specie. L'unica cosa è che sono normalmente impollinate dal vento, di conseguenza non hanno nessun bisogno di essere colorati o altro, quindi basta che abbiano una forma tale da poter essere scossi dal vento per funzionare altrettanto bene, se non meglio, rispetto agli altri tipi di fiore. Chiaramente appunto questo è un brachipodium, ma di specie di graminacee ce ne sono tantissime. Qui hanno solo di bocca buona queste farfalle, eh? Nessun problema, ma c'è un po' di tutto. Questa è la giumata megera, e satiride tipico proprio di ambienti secchi molto aridi, e generalmente si ferma, si mette sulle rocce così a prendere il sole. E vedete, questo è un maschio, si riconosce proprio dalla macchia nera di squame androconiali, sono quella macchia nera larga, quella fascia non è presente nella femmina, che è di colorazione uguale peraltro, e quella è la macchia androconiale. Sono squame di forma diversa che servono per disperdere degli odori che attraggono la partner. Questa è la parte inferiore, sempre durante mentre bottina. E potete notare che le specie bottinate sono più o meno sempre quelle. Sì. Non sono tantissime. Mentre questa è la lesionata maera, un po' più grande, è difficile da fotografare con le ali aperte, e si trova più o meno negli stessi ambienti. Sono farfalle che fanno la megera, tutte e due, la megera fa 3 generazioni, questa ne fa 2, e depongono sempre su graminacee. Sulle solite graminacee, qui la graminacea di prato è una poa, in questo caso vedete le forme sono molto varie, anche se in effetti il modello di base è sempre lo stesso. Okay. Chiaramente una cosa che ho dimenticato di dire prima, se queste piante hanno bisogno del vento per disperdersi, chiaramente non saranno particolarmente abbondanti nel bosco dove il vento è modesto, normalmente schermato dagli alberi, e per questo motivo sono le piante tipiche degli ambienti aperti. Di conseguenza le farfalle stesse saranno farfalle tipiche degli ambienti aperti, che mai tollereranno insomma la chiusura del bosco e la scomparsa dei pascoli di prati. Poi c'è i parchi afagi, anche questa è una farfalla abbondantissima sul Sumano, soprattutto lungo la strada e sentiero che va su alla cima, all'altezza lì da fino ai 1000 metri, 1100, 1200 è abbondante, poi man mano che si sale diminuisce come diffusione. Però lei va sia nelle zone ombrose, dove c'è copertura lì, e poi anche sul sentiero, si appoggia sui sassi, tiene sempre, quando è appoggiata, le ali chiuse, e molto timida, nel senso che se viene avvicinata spicca il volo e si sposta da un tronco a un altro delle piante che sono lì lungo il sentiero. Non sono riuscito a vedere il colore della corteccia del faggio con le macchie di licheni.
Ecco, penso potevo... che si vede appoggiata proprio. Potevo ai... portare una foto. Ai trucchi, ma in realtà... Quella gara ce l'avevo anche. Ce l'avevi? Sì. Altra satiride è la Minois Dryas, abbondantissima, sempre sui prati aridi lì, prima della sommità, sono farfalle che depongono sempre su graminace, abbondantissime, periodo estivo qua, quando proprio nelle giornate caldissime se ne vedono a decine che si alzano quando si cammina in mezzo all'erba. Le graminacee. La graminacea, questa è quella più tipica dei prati aridi, un forassacco eretto, il Bromus erectus, che è decisamente la pianta più abbondante di, appunto, di questo tipo di prati, ed è una pianta che è piuttosto robusta, raggiunge supera il mezzo metro di altezza. Sì, sono piante che sono poco attrattive dal punto di vista così estetico, però sono piante estremamente importanti, sia perché noi ne mangiamo. Naturalmente ogni volta che mangiamo del pane, la polenta, qualsiasi farinaccia, pasta, eccetera, e sia perché ne mangiamo in gran parte quando mangiamo anche la bistecca, che chiaramente è stata prodotta appunto, almeno la bistecca di manzo, di vacca, eccetera, eccetera, in buona parte a partire da cose di questo genere qui. Per le farfalle evidentemente queste piante sono altrettanto importanti, perché sono tante appunto le specie che si nutrono in qualche modo. Tantissime, quasi tutte, la gran parte di satiridi. La gran parte. Questa ad esempio è un'arebia, l'arebia Ethiops. E di arebie nel sumano ce ne sono, questa è la più comune. Poi ce ne sono altre due o tre, meno diffuse, ho poche segnalazioni per le altre specie, quindi ho preferito mettere questa. Questa qui però predilige ad esempio le zone ombrose. Sì. Non si trovano pur essendo un satiride, pur essendo... si trova, altre graminacee l'ho fatto un po' misto, queste sono le ballerine molto piccole, qui sembrano chissà che cose, in realtà sono pochi millimetri, peduncoli estremamente sottili, vengono scossi facilmente dal vento in modo tale da diffondere il polline. Poi ho messo due, le maniole yurtina, anche questa molto comune, abbondantissima, e prati aridi, si infila in mezzo alle graminacee ed è di colorazione simile anche nella parte superiore, arancio e bruna. La pianta bottinata è un seneccio che è stato importato in maniera involontaria all'inizio del Novecento, è un'altra pianta sudafricana più o meno come i pelargoni di prima, si è diffusa moltissimo, adesso in fase regressiva, probabilmente qualche parassita gli è arrivato. E normalmente non viene facilmente bottinata perché dicono che il nettare sia abbastanza tossico. Contiene alcaloidi? Può essere. Sì, sembrerebbe di sì, tanto è vero che anche le api non è una buona cosa che vadano a... Ad esempio, per alcune farfalle tropicali consigliano nelle serre, per favorire la riproduzione, di mettere dei ciuffi di seneccio, perché nel periodo riproduttivo gli serve a... penso al maschio, va a bottinare apposta perché la sostanza gli è utile. Fase di... Sicuramente non vengono facilmente... Le graminacee, insomma. Le graminacee, questa struttura spiga, questo è l'antoxanto moderato, è interessante soprattutto per il fatto che ha un forte odore quando si essicca ed è quello che dà il profumo al fieno, in pratica. Il profumo del fieno è dato da una sostanza che si chiama fumarina, questa pianta qui ne contiene... in quantità enormi. Poi ho messo invece due specie, due cenoninfa. Questa è la cenoninfa arcania, è abbastanza diffusa fino ai 1000-1200-1300 metri, quindi praticamente un po' su tutto il sumano, non abbondante chiaramente, ma se ne trovano, fa, mi sembra che faccia due generazioni sempre, una primaverile e una estiva, e vive a fissa su graminace. Questa è la poa. E questa è il cenoninfa Pamphilus, con nome comune e nome volgare è Panfilo, molto simile, questo si trova anche più in basso, sì, anzi non arriva a quelle quote dell'Arcania. E allora, la minaccia, questa qui è una festuca, tipica dei pascoli, un po' di quota, c'entra fino a un certo punto con il Panfilo, ma non avevo più la minaccia da mettere. Dopo cambio la famiglia, ho messo due specie di Hesperidi. Sono farfalline minuscole, questo è il Pyrgus malvoides,
difficile capire quanto sia abbondante, perché è una farfalla, sono farfalle che hanno un volo rapidissimo, sono sfuggenti alla vista, quindi bisogna proprio dedicarci, sì, per vederle. Hanno una curiosità gli esperidi, che quando sono in posizione di riposo talvolta tengono le ali superiori sollevate e le ali inferiori abbassate, in una posizione un po' strana, e si nutrono di potentilla. Di rosacea, qui in particolare di potentilla, erecta da questa parte con 4 petali, quella che una volta si chiama tormentilla, quindi usata appunto per le coliche. E questa qui è una potentilla del gruppo della Verna, sarà sicuramente una fusina. Queste qui sono piante abbastanza precoci che però in diverse specie coprono una discreta parte dell'anno. E anche là? E anche una specie molto simile alla potentilla, che è la fragaria, cioè la fragola, però è la fragola selvatica, che anche questa è piuttosto abbondante. Prati aridi, bordi forestali, un pochettino una diversificazione degli investimenti, come consiglio di fare anche in banca. I bruchi possono vivere spesso e volentieri, come si è visto, su specie vegetali che hanno diversi habitat di crescita, in questo modo possono sopportare meglio chiaramente le variazioni ambientali. E poi ho messo un altro esperide, questo non è comune, è il Carterocephalus palemon. Questo vive su graminacee, è sempre volo rapido e sfuggente, quindi bisogna proprio incapparci. E la colorazione superiore è arancione, giallognola e nera, e compie una sola generazione estiva a giugno-luglio. Questa sul sumano è abbastanza rara. Qui abbiamo messo una molinia che è un po' rappresentativa degli ambienti un pochettino meno asciutti, anche se in realtà ambienti umidi sul sumano non esistono sostanzialmente. La pianta che vive dove c'è un pochettino di scorrimento d'acqua, perlomeno in estate. Fa di cespi abbastanza grandi, resiste molto bene all'incendio perché alla base ha dei modulini che, non so se avete visto un prato attraversato dall'incendio, normalmente i primi 2 cm rimangono abbastanza sani, non bruciano, e questa pianta in questi 2-3 cm ha dei noduli con sostanze di riserva che di conseguenza la facilitano poi, a differenza di altre, quando poi deve ripartire. In certe parti questa pianta è considerata proprio un indicatore di passaggio di incendi ripetuto. Ho tenuto per ultimi i papilionidi, e questo è il macaone, penso che lo conosciate un po' tutti. Il macaone comune è il papilio macao, è una farfalla grande di grandi dimensioni, compie fino a 3 generazioni annuali. Si trova le prime in marzo, la generazione primaverile è di un giallo più chiaro, e marzo-aprile. Poi fa una generazione a giugno e la terza quasi sempre, perché da noi in settembre si vedono volare, le temperature consentono, e si vede la terza generazione, che sono esemplari di solito molto più grandi e di un giallo molto più carico. E raggiunge anche gli 8-9 cm la femmina di apertura alare in alcuni casi. È comune sia in pianura, io la trovo anche nei prati fuori di casa mia. È una farfalla, un forte volatore, quindi è molto mobile, si sposta e fa chilometri, insomma, non è detto che siano nate tutte lì, quelle che vediamo. E si trova anche nella sommità del sumano, ce n'è parecchie sul cima della croce, fanno un comportamento che si chiama hilltopping, che è un comportamento che compiono gli esemplari di salita e discesa continua, sempre sullo stesso percorso, e lo compiono soprattutto i maschi per cercare le femmine per l'accoppiamento. Questa è la pianta della pianta d'utilizzo comunissima, la carota selvatica, il Daucus carota. Qui è una delle ombrellifere che finora è una famiglia molto poco rappresentata, nonostante abbia tantissimi rappresentanti, e l'antenato selvatico della carota, che ha una radice assolutamente immangiabile, però che comincia ad essere già un fittore abbastanza robusto. Il resto della pianta assomiglia molto alla pianta di carota, compreso nell'odore delle foglie, eccetera, ed è una pianta che comunque sarebbe commestibile volendo anche per noi. Spesso e volentieri le ombrellifere però sono un pochettino troppo tossiche, pensiamo alla cicuta per esempio, piuttosto che altre cose anche per... Il bruco di macaone si può trovare anche negli orti di casa, sulle carote, sul finocchio. Comunque c'erano
proliferano. Di solito mi vengono a dire: ho trovato un bruco strano nell'orto, l'ho ucciso subito perché sennò mi mangiava tutte le carote, era il bruco del macaone. È molto bello il bruco. Bellissimo. Poi i papiglioni sono caratteristici perché hanno un organo che si chiama osmeterium, che è estroflessibile, praticamente si trova sopra il capo. E ricorda un po' i cornetti delle lumache. Questo organo viene estratto, sono due frustini come che vengono agitati nell'aria quando il bruco viene aggredito, viene disturbato da un predatore, e da questi frustini, diciamo, questi due cornetti, il bruco emana un odore intenso, molto volatile, si disperde nei paraggi, un odore intenso che può infastidire il predatore. La leggenda del bao del fenocio, avrebbe un sapore terrificante, quindi dice meglio perdere un occhio che mangiare il bao del fenocio. Può essere, sì, penso di sì. Questo è un altro papiglione comune sul Monte Sumano, è il podalirio. Il nome latino è Epiclides podalirium o podalirius. È più comune in pianura perché nei giardini, passa anche, transita nei terreni, negli orti dove ci sono piante da frutto, perché il bruco si nutre di rosacee coltivate, ma anche di rosacee spontanee, come questo qui che è il prugnolo, il prunus spinosa, che anche questo è un arbusto da mantello forestale, delle formazioni cespugliose che sono prima del bosco vero e proprio, quando il bosco è libero di avanzare. Ce n'è abbastanza, non è comunissimo sul Sumano, però altrove sì, in pianura, sicuramente ne siamo in pianura più comune. Sì, a casa mia ha deposto proprio sul pruno, l'ho visto arrivare. Spimolo praticamente, ha delle fioriture molto precoce, prima sicuramente l'emissione delle foglie, poi verso autunno compaiono queste piccole prugne che sono abbastanza pessime fino a quando non prendono prima brina, poi diventano... Ho tenuto per ultimo i due papiglioni più particolari che ci sono nel Sumano. Questo è il Parnassius mnemosine, è uno dei tre Parnassius che ci sono in Italia sulle Alpi e sugli Appennini. Il più famoso è il Parnassius Apollo, che è protetto a livello europeo, di cui è vietata la cattura. E poi c'è il Parnassius Phoebus, che si trova ad alte quote, oltre i 2000-2005, mentre l'Apollo si vede volare dai 700 fino ai 2000-2002. Il Phoebus vive dai 2000 ai anche 3000 metri, zone sulle Alpi dove ci sono in presenza di torrentelli con la pianta alimentare, che è il Sempervivum e la Sassifraga. E mentre il Parnassus mnemosine, che è quello che c'è sul Sumano, molto raro, localizzato, è il meno colorato dei tre perché è privo delle macchie rosse caratteristiche. E, è stato trovato da Silvio. Sì, però io lo sapevo. Perché un fazzolettino che vuole in pratica. E poi si può confondere con la Crategi? Sì, si può confondere con la Crategi, però. L'ambiente è diverso. L'ambiente è diverso, il culo è diverso. E lui, questo Parnassus, che è praticamente compreso nella Convenzione di Berna, mi sembra, è elencato nella Convenzione di Berna, quindi necessita di tutela. Come pianta nutrice, una pianta anche questa molto curiosa, che è una Corydalis, che è una papaveracea, anche se col papavero, a parte, cioè, complessivamente non è che abbia molto in comune. Sono questi fiori che compaiono in primavera molto precoce, verso marzo, aprile, grosso modo, insieme alle foglie, una pianta bulbosa che ha una specie di tubero che è sferico, questa specie di rottura a cavo, e mette in un mese, due mesi, tutto quanto, fiori, foglie, eccetera, eccetera, dopodiché sparisce completamente. Quindi Parnassus mnemosine si trova dai 1000 metri in su, e sul Sumano è ovviamente sulla sommità, ed è una specie estiva, di solito fuoriesce a primi di giugno, metà di giugno, vola fino a metà luglio. Avrà un ciclo di sviluppo larvale molto breve perché la pianta dura poco, tutte le corinderie durano un pochino. E deve essere velocissima, credo, mi sembra che trascorre l'inverno allo stadio di bozzolo, è uno bozzolo, i Parnassius
costruiscono un bozzolo rado al suolo. E poi l'ultima farfalla ve la presento. La presentiamo dopo perché vale la pena, visto che le farfalle sono i principali, allora a questo punto invertiamo l'ordine. Questa è la pianta alimentare dell'ultima farfalla che fa un attimo. Vedremo, è una pianta particolarissima, si chiama Aristolochia, il nome dal greco vuol dire che facilita il parto sostanzialmente, perché contiene delle sostanze, anche queste belle tossiche, che stimolano la contrazione uterine, quindi sono al momento del parto, magari venivano utilizzate per facilitare le contrazioni, però venivano spesso utilizzate anche vari mesi prima del parto per facilitare comunque le contrazioni che non dovevano portare comunque alla nascita. E contiene questa sostanza che è acido aristolochico, che fa parentesi anche particolarmente cancerogena. Il fiore, questa è una pianta precocissima, ci sono specie un pochettino più tardive, è contenuto qua dentro. Questa qui è una specie di foglia che abbiamo modificata, che diverte il fiore. Abbiamo questo sacchettino qua sotto, abbiamo questo tubo e questa liquetta. Questa liquetta contiene delle tracce chimiche che vengono seguite da moscerini, insettini, cose varie, che seguono il tubo fino ad arrivare in fondo, dove dovrebbero trovare teoricamente un po' di nettare. Ovviamente trovano anche il polline che sporca. Piccolo problemino, che questa è una trappola, una nassa tipo quella che si usa per i pesci, perché la imboccatura è chiusa da delle setole. Setole che impediscono il ritorno dell'insetto per un giorno, due giorni, poco più, dopodiché le setole si appassiscono, nel frattempo l'insetto un giorno o due che gira si sporca di polline, fa di tutti i colori, esce che è come un minatore di carbone e si sposta, perché è scemo, su un altro fiore assolutamente simile, trasportando grosse quantità di polline. Questa è una specie che si trova nei boschi, ai margini dei boschi, però anche quando i pascoli vengono abbandonati e cominciano ad essere invasi dalle specie forestali, questa è una delle prime specie, pur non essendo un albero, evidentemente alta pochi centimetri, è una delle prime specie che ci si spinge all'interno. Quindi è una colonizzatrice di prati abbandonati. Questo tipo di ambienti... Aspetta, questo è il bruco. Questo è il bruco, lui è molto particolare. E chiaramente questo è un bruco velenoso, perché lui si nutre di acido aristolochico. Qui lo vediamo proprio, è l'ultimo stadio, forse la penultima età, sta divorando la foglia. Loro mangiano il fiore quando sono piccoli, mangiano il fiore, si trovano dentro il fiorellino, poi cambiano e vanno a mangiare il fiore. Un'altra specie aristolochica, non importa. No, questo o la lute o la paglia. Ok. E qui si vede che è velenoso anche perché è colorato. Sono colori apposemati.